Quindi aprite il cuore della cultura, dell'arte, ecco, di tutte quelle realtà che sono tipiche di ogni civiltà, di ogni essere umano, perché il Cristo non solo non toglie, ma aggiunge, dà sapore a tutte le nostre cose. Perciò, ecco, questo convertitevi che Pietro e anche nei suoi successori, e in questo caso Giovanni Paolo II, convertitevi, che cosa significa per noi qui presenti, che abbiamo ricevuto il dono della grazia del battesimo e della fede? Cosa vuol dire convertitevi, cambiate vita? Perché ci possano aggiungere i tempi della consolazione. Mentre vi ascoltavo insieme con voi queste parole, mi è venuta in mente proprio questa immagine, che la vita dei primi cristiani si svolgeva nella loro quotidianità, e il punto di riferimento è un luogo. Qual è il luogo? Gesù dove aveva celebrato l'Eucaristia? Dove era apparso? Nel cenacolo. Quindi i discepoli di Emmaus, no? Erano andati via, poi tornarono nel cenacolo. Poi gli apostoli andavano in giro e poi tornavano nel cenacolo. Ma vedete come questa antichiera, diciamo, questa, adesso non mi viene la parola giusta, ma cercate di capire l'idea. Il cenacolo diventa, ecco, dove si può attingere il fuoco dello Spirito, il fuoco dell'amore di Dio, il fuoco dell'amore di Dio che viene espresso nell'amore anche della comunità, dei fratelli. È lì che vanno a fare quasi il rifornimento, è lì che è risorto a tale vivo nella sua presenza reale, e poi si spargono. Quindi fino a quando rimangono più o meno in quella zona circoscritta di Gerusalemme, e quel cenacolo diventa il punto incontro. Poi man mano che il cerchio si allarga, man mano che si espandono, ecco, formano altri cenacoli, c'è la chiesa di Antiochia, la chiesa di Mileto, di Efeso, poi Paolo, questo grande apostolo che riuscì con la sua parola, con tanto sacrificio, ad aprire la chiesa senza farla passare attraverso la strettoia della legge di Mosè, della circoncisione. Quindi aprì la chiesa, spalancò le porte al mondo pagano, no? E quindi il grande miracolo che lo Spirito ha compiuto attraverso Paolo. Ma ancora oggi, vedete, Gesù non ha cambiato pastorale, ha cambiato metodo. E sapete chi ce lo viene a ricordare? La Madonna, di cui Giovanni Paolo II è stato devotissimo, sta sotto gli occhi di tutti. Anche il suo motto, lo stemma, Totus Tus, che l'ha ricavato da un'opera di San Luigi Grignon di Montfort, tutto tuo Maria, perché tu sei di Cristo e attraverso di te tutto tuo, o Gesù. Quindi ad Jesum per Maria, no? Quindi il motto di San Luigi Grignon di Montfort, e poi oggi la Chiesa ricorda pure la nascita al cielo, questo grande santo. Speriamo anche annoverato tra i dottori della Chiesa. Ebbene, vedete, questa pastorale di Gesù, metodo pastorale, non è tanto cambiato, anche se sono passati tanti secoli. Cioè, oggi la Chiesa ha bisogno di tanti cenacoli. E mi piace che anche Don Luigi, e insieme con lui tante volte abbiamo vissuto e viviamo questi cenacoli, dove Gesù e l'Eucaristia diventa il centro, il cuore, il fulcro, il
centro dell'attenzione, dove la sua parola e la preghiera diventa il dialogo con il Dio vivente. E quindi in questi cenacoli veramente tante cose si riescono a comprendere meglio, tante tenebre spariscono, tanti cuori si aprono, tanti guariscono anche, fanno l'esperienza della forza viva, della presenza viva del Cristo risorto. Ma sappiamo che lo Spirito Santo, una volta che è entrato nei cuori degli apostoli, non li lascia nel cenacolo, anzi li caccia fuori, li spinge in avanti. Allora, prima esortazione che faccio mia e la voglio comunicare a voi: non abbiate paura di entrare nei cenacoli. Anzi, dobbiamo formare molti cenacoli affinché veramente questo spirito possa alimentare, tutti possano sperimentare questa presenza viva di Cristo risorto, questa pace che solo Lui può donare. Quindi entriamo nel cenacolo, non abbiate timore, perché nel cenacolo che c'è? C'è la, prima di tutto, c'è la Madonna. La Madonna. Poi che c'è? Pietro. E anche parlo di Pietro, non solo Pietro storico, e tutti gli altri apostoli. E ci sono anche bambini, giovani, anziani, ecco, ignoranti, dotti, e tutti, anzi quasi tutti, meno un po' ignoranti, no? E Voltaire diceva, non so come hanno fatto 12 rossi apostoli a scuotere l'impero romano e la filosofia greca, ma non sapeva che non erano loro, ma era il risorto più divino del Signore. Quindi anche quelli che sono un po' titubati, ecco questo passo che bisogna fare, dico, facendo mie le parole dell'Apostolo Pietro, ecco, e anche le parole di Giovanni Paolo: coraggio, non abbiate timore, non abbiate paura. Quindi entriamo in questi cenacoli, cerchiamo di formarne altri, soprattutto anche nelle nostre famiglie, nelle nostre case, quello che possiamo, e non abbiate paura. Anche se all'inizio sembra un po' curioso, che daranno fastidio, ma non importa, cerchiamo di formare questi cenacoli. E a quelli che nei cenacoli ci stanno già bene, comodi, io dico: non abbiate paura di uscire per annunciare che Gesù è vivo, per annunciare magari a qualcuno che conoscete che è un momento difficile, è disperato, è un momento di difficoltà, di invitarlo ad entrare nel cenacolo per fare l'esperienza del Cristo risorto, raccontare quello che Gesù vi fa vivere dentro di voi. Coraggio, non abbiate paura di annunciare, di parlare che Gesù è il vivente, che Gesù è il vivo. Credo che Giovanni Paolo II ci ha insegnato soprattutto questo. E quella frase che poi ha racchiuso un po' tutta la sua esistenza come pontefice: non abbiate paura di aprire, spalancate i vostri cuori, è stato, diciamo, il motivo fondamentale, il motivo di fondo che lo ha spinto fino ai confini del mondo, non solo a visitare i posti, diciamo, importanti dove c'era tanta donna a raccoglierlo, ma anche i luoghi più alti, più sperduti, perché l'amore di Cristo lo spingeva, l'amore dell'uomo, perché chi ama Cristo ama gli uomini, sia chiaro questo, l'ha spinto ad annunciare anche tremante la sua malattia, e nonostante tutti i suoi limiti, ecco, con tutte le forze lo hanno spinto verso fine ai confini del mondo, secondo quando ci insegna appunto la
Ma chi è che lo spinge? È l'amore. Mi è venuto in mente un piccolo aneddoto che ho letto, perché John Paolo II è stato scritto dal vice postulatore della causa di beatificazione. Ci racconta quando Monsignor Bonduzzi, che era colui che presiedeva un po' per tutte le organizzazioni dei viaggi papali, e loro due dovevano verificare tutte le